direttamente da off-road. Ciao ragazzi, come va? Sono sempre Raffo e comincio questo vlog proprio dall'ingresso del parco, proprio oggi, proprio con Asinca alle spalle, proprio con la sbarra inchiodata, perché oggi 2 giugno apre il parco e la pista ed è una bellissima giornata. Il posto, la procedura e tutto quanto è sempre lo stesso, raga. Tornanti, verde, sole, una cascata, laghetti e soprattutto la pista. Sono le 9:15, apro un attimino prima perché comunque devo ancora sistemare qualche tavolo, devo ancora sistemare qualche cosina. Chiaramente con tutta questa pioggia ogni giornata è veramente lavorativa per un quarto, a volte anche per un quinto, e di conseguenza mi sono ritrovato questa mattina a fare ancora le ultime cose. Quindi eccomi qua, bar semi pronto, sto sistemando i tavoli, sto mettendo a posto le ultime cose e all'interno del locale, vedete, sto ancora sistemando un po' tutto, devo riempire ancora bottiglie e cose. Il problema è sempre lo stesso, è una noia, lo so, ma purtroppo in questi giorni sta veramente piovendo tanto. E cosa succede? Il parco non ha posto al coperto e di conseguenza appena fa due gocce d'acqua, un mega temporale, tutti scappano via perché c'è un piccolo berso, un piccolo, diciamo, tettoia dove stare sotto, qua dietro il muro. Però ragazzi, se sei venuto qua per grigliare, per fare un bagno, per stare sul asciugamano al sole, non è che ti va molto di stare sotto la pioggia. Però la giornata veramente spacca, oggi è bellissimo, fa caldo e di conseguenza siamo positivi. E mentre monto già questo video, perché va così, sì, è vero, c'è anche la Cri. Saluta Cri. Saluta Noni. Dice anche la Cri, tua sorella. Lo sapevo che dicevi così, guarda, Ma lo sapevo. Sì, c'è anche la Cri, purtroppo c'è. No, raga, sono sincero adesso, dai, lo dico seriamente, amore mio. Senza la Cri il bar non esisterebbe, perché io non so fare nulla e non posso fare nulla, perché o sto fuori o sto dentro. Quindi sì, se c'è il bar e se c'è il locale, se c'è il bar e se c'è il locale, è merito della Cri. Ok, va bene così, amore? L'ho detta bene? So che si salta alla fine della serata, raga, ma siamo cotti, è andata bene, non ha piovuto per fortuna. E adesso la Cri sta cercando le chiavi della macchina che non trova più. Ma l'ho aperta, lo vorrei sapere anch'io. Non so dove andate a finire adesso col vlog, ma la prima giornata di apertura è andata bene, quindi avanti col vlog. Il giorno dopo invece ha strapiovuto, raga, e abbiamo tenuto chiuso perché tanto non succede niente quando c'è la pioggia, quindi tanto vale tener chiuso. Però volevo andare giù a vedere come, tra virgolette, conciato il parco, la pista, perché in effetti sarà tutto allagato. Già lo vedo da qua che c'è acqua dappertutto. Mamma la pista, raga. Oddio, che roba. Completamente tutto allagato. So che è poca roba, raga, ma quando c'è acqua qua davanti all'ingresso c'è acqua dappertutto. Adesso vado giù e vediamo. Ma secondo me nelle buche c'è la pozza, che potrebbe anche andar bene. È che diventa tutto strascivoloso e se passate di qua, che siete tra virgolette in vacanza, fare le rampe scivolose anche no, ecco. Non sembra, ma due spanne d'acqua e poi ti spiego a salire. Potrebbe essere anche più divertente, però la proverò anche così la pista. Poi non è che riesco a stare fermo, ragazzi, per migliorare la pista, per farla bella, per farla al 100% bella, sto addirittura facendo il rifinitore. Allora adesso, come al solito, porto via qualcosa. Questo era un vecchio plasticone che mi serviva per coprire dei tronchi, non mi serve più, quindi siccome che l'ira di Dio è pieno d'acqua, tifoso, mi sono detto perché non attaccarlo al berro e portarlo via. Non è che c'è il cameraman che viene a riprendersi il telefono per filmarmi. Alone, da solo, cazzarola. Questa parte del vlog si chiama attesa, perché oggi, 8 giugno, è il compleanno della Cri. Tanti auguri, Cri. E io sto aspettando di portarla fuori. Io aspetto. Sapete che
quando sono belle e sei innamorato, bisogna aspettarle. E quindi siamo finiti in un ristorante. Che dici, Cri? È il mio compleanno. Tanti auguri, Cri! Sono sempre giovane. Adesso che vedete questo video dovete fargli gli auguri, perché le ho promesso che le arriveranno un sacco di auguri. A me piace fare il compleanno. Poi dopo vi facciamo vedere perché è una figata pazzesca. Sì, siamo finiti in un ristorante stellato ed è un'esperienza pazzesca. Il problema è che ho dato l'ok alla Cri alla selezione di vini e adesso tra tutte e due non so chi guiderà al ritorno. Sono un pezzo vino e ne manca ancora. È difficile. Però devi, cosa ti ha fatto assaggiare? Però mi ha fatto assaggiare questo Pinot Nero che non conoscevo, top, ma soprattutto le portate. Diciamo la verità, Cristi, stiamo mangiando. Cioè, si mangia da Dio, ma io che sono stellate vado per il vino, come nelle cantine. No, io invece per il cibo, e vi assicuro che, come dicono in tanti, un'esperienza reale. Allora, siamo arrivati al dolce, però la Cri, mentre riceveva una telefonata per gli auguri di compleanno, ha voluto fare delle foto. Questo è il risultato. Che dite voi? Secondo me spacca. Tanti auguri alla Cri, tanti auguri alla Cri, tanti auguri alla Cri, tanti auguri alla Cri. Ehi! Preferiamo esprimere un desiderio. Esprimi un desiderio? Vuoi fare un campionato racing anche tu? Ehi, brava! Sono partiti i fiori. Com'è, Cri, allora? Com'è andata questa serata? Impegnativa. Per il vino, soprattutto. Ristorante, devo dirvi una roba, ma perché non fate le piastrelle per Chieta? Perché sì, perché la Cri porta sempre tacco 15, 17, 20 e... Sì, adesso cosa faccio, la cubista? Questa è un bel casino. Ed è innamorata delle belle macchine come tutti, ma non le piace il def. Bella la Q5 proprio, cazzo. È che è pastello, però. Pastello spacca. Se fosse una Q8 spaccherebbe il culo. Dai, amore, questa roba sembra che mi fa. Adesso qua in discesa, parco. E guardate dov'era il ristorante, su in cima, sopra Trento, e questo è Trento dall'alto ed è bellissimo. Sì, lo so che aspettavate questo. Sono arrivati i ragazzi del piccolo raduno e adesso cominciano la pista da trial e spero si divertano. Che mezzo, Buchi di twist senza i blocchi sono balordi, perché quando ti ritrovi con le gomme per aria non hai trazione, quindi questo è il problema. Conviene stare più a destra. Eh sì. Perché vedi che ti porta fuori a sinistra, se no. Yeah. Thank you.
Taglia il blocco! Raga, che figata, che figata. Adesso facciamo passaggio bosco e poi c'è la buca anche per lui. E destra, sì, destra, segui i sassi. Ok, vai giù di gas, giù di gas. Purtroppo l'aia, raga, ci stava proprio, perché alla fine mi dispiace tanto, ma il Suzuchino ha rotto un giunto e quindi mentre monto questo video vi dico che purtroppo è andata così. Per fortuna però c'è un bel backup, il Vitara è posteriore e di conseguenza lui è riuscito a tornare a casa senza problemi, dovrà purtroppo cambiare un giunto. Avanti col vlog. Destra, destra, vai, vai, ok. Destra, destra. È tosta, perché col mezzo lungo poi... Quasi!
stato un bel weekend. Io ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti a trovarci al parco a fare la pista. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e veniteci a trovare quest'estate, perché la pista dovete provarla assolutamente tutti. Fate sempre buon 4x4 e ci si vede al prossimo video. Assolutamente sì. Ciao.